l'uomo incaricato di eseguire il calcio di rigore, l'ultimo. È Grosso, Fabio Grosso, sta per partire Grosso, è un calcio di rigore fondamentale. Grosso, rete! Rete! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Per la quarta volta la nazionale di calcio conquista il titolo di campione del mondo! Io dico che tutti, non solo i genitori, ma quando si parla di bambini che hanno problemi, bisogna sempre essere tutti presenti. Dentro, posizione regolare, tiro e gol di Galia. Juventus in vantaggio, Galia. Noi ci siamo divertiti tanto, non guardiamo il risultato. Abbiamo visto che sono arrivati tantissimi campioni sia da una parte che della Juve sia dalla parte del Toro, e questo credo che è stata una manifestazione riuscita e molto bella. Bellissima serata da Ruffini, vecchie glorie, giochi dall'altra parte, come mai? Perché ho conosciuto questi ragazzi l'anno scorso, una partita amichevole che hanno fatto giù a Lecce, allora mi sono affezionato alla causa e allora ho preso volentieri l'aereo ieri da Lecce per venire a Torino a partecipare a questa partita bellissima, atmosfera molto molto bella a favore della piccola Bea. E comincia a giocare l'Italia con Orlandini, si accentra, il tiro, di Orlandini, ha vinto l'Italia, Italia ancora una volta campione d'Europa. 3 secondi, ha vinto ormai Maenza, ha vinto, lo vedete, lo bravo, vedete, Vincenzo, ha vinto, bravo. Bravissimo, bravissimo Vincenzo, Vincenzo conquista la seconda medaglia d'oro olimpica dopo quella conquistata a Los Angeles. Ma come fai, non manchi mai, quando non sto più in piedi, se cado giù, ci pensi tu.